E allora in questo tempo, in questi giorni in particolare, ma in tutto l'Avvento, abbiamo da guardare a Maria di Nazareth. Lei è l'immagine di questa nuova umanità che si fa strada, che lei porta nel suo grembo, l'umanità di coloro che si lasciano rapire dalla parola di Dio e si fanno servi incondizionati a quanto la parola ci domanda. Solo questa risposta pronta, immediata, come quella di Maria, libera il nostro mondo da quella corruzione, da quella malvagità dei tempi di Noè, ma è anche la corruzione e la malvagità dei nostri tempi, è la corruzione del peccato, dell'insensibilità, della sordità ad accogliere il richiamo di Dio. C'è una nuova umanità, c'è una novità, non vedete il nuovo mondo, ci ricorda la Scrittura, che sta venendo? Possiamo essere noi coloro che bloccano per il loro egoismo, per le loro paure, per le loro miserie, la novità che ricostruisce il mondo e lo fa diventare quell'opera buona uscita dalle mani del Creatore. Che la Vergine Santa ci accompagni in questo ascolto fedele e liberi dalle nostre paure, ci rendiamo disponibili a costruire la nuova storia che il Signore consegna a ciascuno di noi.